diretta Tiferet Radio Gamma 5, 8 agosto 2022. Allora, vediamo subito, abbiamo in diretta proprio qui dagli studi di Radio Gamma 5 il nostro caro e famosissimo pasticcere che fa super dolci chetogenici. Lui è il nostro caro Priotti Sergio. Ciao Sergio. Ciao a tutti. Grazie. Ciao caro. Come stai? Sto bene, grazie. Ci sono tante novità per la salute e spero caro. Veramente dei cambiamenti. Allora, abbiamo bisogno dei cambiamenti, adesso tu ci spiegherai tutti. Tra l'altro, adesso ti ho annunciato qualche minuto fa e qui mi scrive già subito Anam, quindi l'uomo senza nome, Anam, pensa che potenza che ha questo nome, scrive: salve. Come mesi fa è possibile chiedere all'ospite ricette di primi o secondi chetogenici, seppure pasticcere? Sì, non ci sono problemi perché ho cominciato a fare anche dei prodotti su questo. Fantastico! Lavorando la farina di concia e lavorando la farina di psyllium insieme, che sono estratti senza glutine. Aspetta, perché noi dobbiamo andare un po' per gradi, dobbiamo un po' capire che cos'è la dieta chetogenica, ci devi un po' spiegare alcune cose. Innanzitutto, volevo dire che tu lavori non proprio vicinissimo qui a Campodarsico, perché praticamente... allora, aspetta, perché abbiamo anche dei visitatori della radio. Non si vogliono far sentire. Ci abbiamo anche la nostra responsabile del palinsesto. Ciao, bella gente. Allora, io sto trasmettendo qui da Radio Gamma 5 e il nostro caro ospite in diretta è vicino alla provincia di Torino, vero Sergio? Sì, io abito a Cavour, provincia di Torino, ed è l'ultimo paese della provincia di Torino. Bagnolo è l'ultimo paese della provincia di Cuneo, che confinano e siamo a 4 km di distanza. Perfetto, e scusami, allora perfetto, benissimo, tu hai una pasticceria appunto lì a Cavour, giusto? La tua pasticceria? No, io abito a Cavour, con la pasticceria c'è lo Bagnolo Piemonte, che è in provincia di Cuneo, perché confinano tutti i due paesi, una a Torino e l'altra di Cuneo. Benissimo, ok, tra l'altro sei super rifornito, perché io sono venuta lì, mi hai fatto anche un sacco mangiare, un sacco ingrassare, era qualcosa di meraviglioso mangiare i tuoi dolci, ma soprattutto la cosa incredibile è che stavi facendo i tuoi primi esperimenti, ma che non erano proprio esperimenti, perché poi io li ho mangiati e devo dire che era qualcosa di eccezionale. Cioè, i dolci che tu mi hai proposto, dei dolci chetogenici, non avevano nulla, assolutamente nulla da invidiare, diversi a quelli che noi siamo abituati come dolci normali. Quindi qualcosa di incredibilmente, per me, stupefacente. Cioè, uno dice deve fare la dieta e mangiare senza dolci. No, non è vero. Con la dieta chetogenica, adesso tu ci dirai che cos'è e che cosa comporta questa dieta, ma soprattutto che si può mangiare addirittura dolci senza assolutamente sentirsi in colpa per calorie e queste cose qui. Anzi, si dimagrisce, giusto Sergio? Sì, parlando in modo molto molto alimentare, sì. Molto alimentare, si mangia grasso per sciogliere il grasso. Questa è una definizione mia semplice per far capire la gente, quindi la gente fa: quindi posso mangiare cose che mi piacciono e poi dimagrisco? Sì, ovviamente c'è sempre una dottoressa che ti segue, non devo mai far di testa mia, perché da un esame di sangue la dottoressa poi ti può dire: tu puoi farla benissimo, tu puoi farla per 15 giorni, puoi fermarti, cioè sei seguito, non detto da Sergio Priotti, perché io sono solo un pasticcere. Certo. Però in questi due anni, da quando tu eri venuta su, sì. Adesso io ho speso 36.000 euro di ricerche. 36 di ricerche? Sì. Wow! Sì, infatti io ho dovuto fare anche una cosa con la mia commercialista di Sarda Brava per dimostrare, anche perché poi l'ufficio delle entrate questo poi non te lo accetta se non lo puoi dimostrare, e collaboro con delle dottoresse, dalla Brunella Brigliano a voi del Veneto, che avete la terza Villan, che è la presidente del chetogenico, una dottoressa molto molto brava, va bene? Sì, poi sì. Ci possiamo trovare una volta se volete per parlare, perché il mangiare chetogenico non definiamola una dieta, definiamola un nostro bene, perché non è che non si mangia, assolutamente no, non è che non si mangia, non è vero, non c'è nulla da pesare, da dire questo, quest'altro, perché per quanto mi riguarda, a me, quando ho fatto la visita, si fanno un'ora e mezza prima si parla per capire se
Il problema può essere di testa, di torace o di pancia, ok? Per capire anche un po' la tua vita privata, com'è, come funziona. Poi io ero 120 kg, adesso sono 90 kg, non ho più il diabete, non ho più la psoriasi, la perdita dei capelli che avevo mi è ricresciuta, non prendo più la pastiglia. Sì, è vero, avevo la perdita, noi non siamo di una famiglia di calvi, ok? Io ero diventato calvo dietro, mi sono ricresciuti i capelli. Cioè, e tu pensi che sia la dieta chetogenica? Beh, scusa Laura, ma da quando ho cominciato, dopo 4 mesi, la psoriasi è sparita, la pressione minima che avevo a 120 adesso è a 75 e non prendo più nessuna pastiglia. Ok, qui però tutto seguito con dei dottori, assolutamente. Io ho la dottoressa che mi segue, che si chiama Brunella Brigliano, mi dice cosa devo mangiare, cosa non devo mangiare, poi però lei mi fa, devi creare dei dolci senza glutine, senza amidi modificati, senza zuccheri, senza latte, senza burro, se non è burro anidro, ok? Sì. Oppure posso usare la panna. E da lì ho cominciato a fare delle ricerche. Dopo 2 anni, adesso sono riuscito a fare un prodotto che potete farvi a casa se volete, il pane e la pizza. Sì. Quindi non c'è, è fatto con la farina di mandorla, con lo psyllium, poi a casa dovete sopra aggiungere l'acqua e l'olio, basta. Non c'è lievito dentro, se volete ce n'è un tipo con lievito madre dentro, madre, quindi in polvere, che poi voi una volta che vi fate il pane non dovete farlo lievitare, lo tagliate a piccoli pezzi tipo grande quanto un'albicocca, perché nella cottura lo psyllium quando inizia a cuocere, siccome assorbe molta umidità, ok, acqua, e quindi se lo fai troppo grande poi fai fatica a cuocerlo dentro. Io faccio delle piccole pagnottine, sono delle pagnottine che non durano mai, durano 5 giorni, e sul tavolo normale in un vassoio, senza mettere nylon o niente, ok? In poche parole, voi mangiate del pane che non vi gonfia la pancia e voi mangiate leggero. Okay. La mia giornata classica, ad esempio, la mattina, io scendo alle 3:30, 4:15, mi mangio 2 uova con la farina di maca, ok? Sì. 2 crostatine chetogeniche con la marmellata di albicocca e ai frutti di bosco. La marmellata non è nient'altro che cotta in microonde in 2 volte e basta. Però la rende dolce, non avete problemi. Mi faccio queste crostatine e ho 3 grammi di carboidrati. Quindi mi stai parlando che in pratica ci sono molti grassi, ma grassi di un certo tipo e studiati, esatto, che sono buoni. Però c'è una bassa percentuale di carboidrati. Esatto, io devo rimanere nell'arco della mia giornata a un massimo di 50 grammi di carboidrati. Mm. Ok? Quindi i grassi che ho, che sono, possono essere di mandorla, di nocciole, di pistacchi, di olio extravergine di oliva, oppure olio di semi di girasole spremuto freddo, ok? Anche perché adesso ho fatto la prima spalmabile con 1,8 grammi di carboidrati e quella non esiste al mondo. Aiuto. Non esiste al mondo, ha una lavorazione di 72 ore in planetaria. È un cioccolato al 99%, ok? Sì. Abbiamo 1 grammo di stevia, uno solo, quindi è per quello che poi arriviamo a 1,8. Gli altri carboidrati, perché c'è il 30% di nocciole dentro. Tanto. Sì, però è buonissima ed è dolce, non è amara, è dolce, perché le lavoriamo sempre poi con le lame al titanio in emulsione. Il titanio è quello che fa la differenza. Infatti, come ci avevi spiegato anche in un'altra intervista qui a Radio Gamma 5, ho scoperto questa modalità di lavorazione con appunto le lame in titanio, ti permette di fare un di emulsionare, quindi di creare anche, come dire, io lo dico in modo molto semplice, si spaccano i legami, per cui si crea, poi si liberano anche certe sostanze, quindi poi di tutte le molecole se ne crea una sola. Il gelato, fare un gelato morbido senza nessun tipo di zucchero, perché poi
quando si inizia a parlare di eritritolo, Monfruit, xilitolo, sì, maltitolo, ok, ma andiamo a fondo anche di queste cose, perché poi dopo il 3% sono dei lassativi, quindi io quelli li ho voluti eliminare. Ok, li ho eliminato, quindi vado per l'ennesima volta contro le case farmaceutiche. Tu vuoi far stare tutti bene, perché il cibo può fare la differenza. Sì, cavolo, a chi che non piace mangiare? Infatti, okay? Certo. E non dobbiamo più limitarci di nulla. Esatto, cioè io arrivo a questo, poi bevo tanta acqua, questo sì, io bevo tantissima acqua, poi il vino non fa male, un bicchiere di vino fatto, dai, non esageriamo, per chi beve il vino, soprattutto in Veneto, non mi tolgo il contatto, ok? Sì, esatto, che quello non ha carboidrati, giusto? Insomma. Ha carboidrati? Stiamo sull'olio, stiamo su altri prodotti, Laura. Ok. L'alcol è allora, a meno che non lo facciamo cuocere, così poi dopo vi dico come fare una bistecca con il vostro prosecco e l'olio, ok? Ecco. Una piccola chicca molto molto semplice, buonissima, e veramente cominciate a mangiare in modo differente. E noterete un'altra cosa, perché la prima cosa che è sicuramente la gente che si sente per radio dirà: sì, ma che costo ha? Sì, quando io vi faccio spendere tre volte in più di quello che magari voi spendete normalmente, a parte che adesso al supermercato non è che con 50 euro compri chissà che cosa, però noterete che a fine mese voi avete risparmiato quasi la metà. Caspita! Questo ve lo dimostro, perché lo sto provando su di me, quindi io faccio due pasti al giorno, quindi o faccio sempre colazione, poi o pranzo o cena, sì, ok? Sì, non sì. Faccio mai due pasti, perché dopo 15-20 giorni il tuo corpo cambia completamente. Quando tu non mangi più zuccheri, il tuo corpo inizia a dire: cavolo, non stanno arrivando zuccheri, se lo costruisce lui. Quindi mangiando, come si fa a costruire lo zucchero il tuo corpo? Con i grassi, ecco perché si mangia grasso. Però non sono gli zuccheri che tra virgolette fanno male, quelli che costruisce il nostro corpo, sono propedeutici al cervello, a fare in modo che i muscoli funzionino. Esatto, io ti sto parlando di mio papà, che ha fatto un cambiamento, che lui era pieno di cellule tumorali, ha fatto un cambiamento pazzesco, mio padre. Quindi hai fatto questo esperimento, diciamo. Sì, lo sto facendo mangiare diversamente, ma prima di tutto su me stesso, quando mi trovavo con una parte di diabete, la pressione minima è 120 e non la facevo scendere neanche con la pastiglia. E poi la psoriasi, non ti dico, questo periodo qua ero pieno, non sapevo più cosa fare, cioè io non, neanche più le macchie mi sono rimaste sul corpo, zero, è sparito tutto. E essere adesso 90 kg ai 120 di prima, ok, sono 1,90 m, però dal 56 d'Italia adesso il 48. No, vabbè, ma io ti ho visto quando ci siamo visti, credo forse 5-6 mesi fa, ed eri veramente magro, cioè magrissimo. Magro, normale, nel senso normale. Sì, normale, esatto. Nel senso non hai più le caviglie gonfie, neppure viola. Caspita. Per dirti, io ho le vene varie cose, avevo i dolori alla sera, però adesso non le ho più, Quindi questo è anche, cioè tu mi stai dicendo che eliminando i carboidrati, o meglio, avendo delle percentuali precise di carboidrati e di zuccheri, che non si il nostro corpo sta meglio, quindi va in riparazione, questo mi stai dicendo? Certo. Certo, perché allora io già l'avevo notato quando ho cominciato, anche per poi la dottoressa, perché non tutti magari possono farlo, però poi ti seguono con un altro tipo di alimentazione, ok? Non c'è problema. Sì. Però dal momento che tu cominci a mangiare un modo, dopo 5-6 giorni ti senti diverso, ma ti senti molto diverso, ok? Però dentro di te inizia a capire che non ti senti né pesante né gonfio, e questa è la cosa particolare. Perché poi io la carne la mangio due volte alla settimana, il pesce lo mangio due volte alla settimana, poi magari mangio tante uova, perché comunque 2-3 uova al giorno le mangio, a qualcuno dice: mamma mia, ma tanto io non mangio più zuccheri,
quindi viene tutto bilanciato e c'è un motivo per questo. Sì. Ecco il perché. Mi faccio la pizza una volta a settimana, chetogenica. Sì, la sì. pizza è buonissima. È buonissima, tu quando l'hai mangiata ne mangeresti un'altra perché non senti il pesantezza. La pesantezza sì. è il gonfiore alla pancia, perché non può gonfiare in pancia quella roba, il pane e la pizza non può gonfiare. Questi prodotti che ho preparato, io non voglio farmi nessuna pubblicità, però siccome adesso mi stanno chiamando delle aziende che vendono la roba, allora vogliamo vendere? Sì, loro vendono anche altri prodotti, faccio, signori, o vendete la mia roba, o io, quella roba che voi vendete della concorrenza, dove ci sono gli modificati, o ci sono degli zuccheri che io non condivido, ma perché so di aver ragione, allora io non gli do la roba. Ho capito. Piuttosto mi creo io un marchio, basta. Allora, vediamo un attimino, prima di appunto procedere a quelle che sono le ricette che gentilmente ci darai dopo eventualmente, io volevo sapere che cos'è il psyllium che hai nominato. Il psyllium è il restato di una radice, come sì. il concia, sono due radici, ok? Che ci servono negli impasti al posto della classica farina con glutine. E dove la okay? trovi questa estratto di radice? Che allora, ci sono molte aziende, poi sì? se voi andate tipo in internet? Dei negozi tipo BioNatura, sì, in internet ovviamente non avete nessun problema, se no tipo BioNatura le trovate, sì, oppure adesso anche molte farmacie che vendono prodotti omeopatici sì? e biologici, sì? loro ce li hanno, sì. però andate su internet, perché tramite le farmacie veramente lo pagate 5 volte tanto, cioè sono poi i prezzi che mettono, veramente. Cioè, se cerchi di guarire una parte rischi l'impatto con quello che fai. Ok? Ok, ok, Sergio, ok. Allora, giusto. No, perché insomma, se poi effettivamente dobbiamo curarci, ma ci costa tantissimo, è qualcosa di impressionante. Esatto. Allora, questo psyllium, che è un estratto di radice, allora mi viene da pensare che questa radice è fa parte della famiglia, diciamo, delle piante. Esatto. E sì. quindi avrà fibre? È fibra? Sì, nell'alimentazione del chetogenico si mangia moltissimi prodotti con fibre, perché ne abbiamo bisogno, ok? Sì, sì. E noterete che quando comincerete a dimagrire, anche per chi ha molto, molto peso, mangiando chetogenico non ti viene la pancia molle. Cioè, io non faccio sport perché non ho tempo, spero presto di poter fare un po' di sport anch'io, però non ti cade la pelle, perché si asciuga man mano che tu dimagrisci. Ah, ok. Questa è la cosa particolare. Bellissima. Questo sono sicuro di aver già, che molte donne che stanno sentendo sono tristi. Questo sono sicuro. Infatti, okay? Sì, poi, infatti. No, è questa la cosa bella, è proprio questa la cosa particolare. Poi per chi vuole fare un po' di sport, meglio ancora, perché serve, e poi lo sport, ti dico, io adesso poi ricomincio, ma le camminate veloci tutte le mattine, 40 minuti, è già un grandissimo, grandissimo sport per il tuo fisico e per la tua mente. Certo, questo infatti. Cambia totalmente. Bene, e quindi in pratica questo estratto di radice, in pratica abbiamo capito che è fibra che sì. ci permette di, quindi non è carboidrato, giusto? No, assolutamente no. zero. Esatto. Non viene considerato come, non è un carboidrato? No, nelle ricette che adesso si parla, se tu calcoli, sì, ne abbiamo un po' nelle mandorle, ma fanno bene perché comunque le mandorle, le nocciole, sì. non è consigliato di mangiarle un pochettino. Sì. Poi quando si inizia a dire, beh, comunque poi potete lavorare con lo xilitolo, l'erythritolo, il sucralosio, tutte sì. queste cose qui, in questo momento, andiamo con calma. Ok. Sì. Sono tutti edulcoranti che però, se non si sanno lavorare, si sentono in bocca, pizzicano in bocca, alcuni zuccheri hanno un retrogusto amaro, non dolce, anche perché sono tutti zuccheri che poi vengono ancora lavorati e non sono proprio naturali. Okay. No? C'è uno zucchero che si potrebbe usare che ha zero, di questi zuccheri che ci ho elencato abbiamo zero calorie e zero carboidrati. Ci siamo? Sì. Su questo sì, però andiamo con calma, perché tutti poi rischiano di essere dei lassativi. Poi tutte le persone, io in pasticceria ho dei clienti che mi dicono, Sergio, io posso solo
posso solo mangiare chetogenico, ma l'unico zucchero che con me puoi usare è solo il citrolo. Ok, un'altra persona magari mi dice io posso solo mangiare l'inulina, perfetto, che è un estratto della cicoria. Però mentre tutte le persone che stanno facendo dei semilavorati, dei preparati, vanno con una percentuale alta, io arrivo al massimo all'1% nella ricetta, e ti spiego anche il perché. Lo metto che poi non so cosa possa servire a loro come dolcezza, perché è impossibile che tu possa sentirlo. E se io te ne metto un grammo, te ne metto due grammi sul chilo, è impossibile che tu mi dica sì, qua c'è lo zucchero o non c'è lo zucchero, è edulcorante in questo caso, è impossibile. Sì. Aiuta se vado a fare un prodotto un po' più liquido, ti aiuta a lavorare meglio. Questo è l'unico vantaggio per quanto mi riguarda per il mio lavoro. Però a te non succede nulla, ok? Sì. Non succede nulla, questo è l'importanza. Come quell'1,8% totale che io di carboidrati nella spalmabile, sì, tu puoi mangiarne 100 grammi al giorno, anche se tu hai il diabete, tu non hai problemi. Caspita, fenomenale. Questo è stato provato da moltissime persone che poi hanno provato tramite esame, nessuno aveva i valori. Problemi. Esatto, okay. Sballati, nessuno. Okay. Infatti, e quindi il principio è praticamente abbattere qualsiasi tipo di zucchero, se non esatto. Questi zuccheri che tu mi parli, che sono, li hai chiamati come, scusa, edulcoranti. Edulcoranti, esatto. Però se li metti ad una percentuale dell'1%, quindi vuol sì, dire... Sì, da un 1 massimo 2%, vuol dire che su un chilo sono 10 grammi. Sì, okay, ok. E le dottoresse mi hanno detto, inizia per noi... Il calcolo lo facciamo quando ne metti 150 grammi a chilo, quindi figurati, è nulla. È quasi nulla, praticamente esatto. È nulla all'interno di tutto quello che è l'impasto. È nulla. Lo dichiaro perché deve essere nella ricetta, ma è all'ultimo posto. Quindi, è come il sale che uso il gommasio, non uso il sale puro. Ah, quindi inserisci il gommasio che non è altro che il sale più i semi di sono i semi di sesamo, di sesamo dentro. Esatto, frullati, sono frullati. 80% di sesamo e 20% di sale. Ok, basta. Ma le fai tu? Sì, però io compro il sale molto molto grossolano, grosso, perché più è grosso meglio è, meno è lavorato, sì. E poi me lo frullo con le lame al titanio. Ma se noi non abbiamo le lame al titanio, possiamo lo stesso fare 80? Vecchia maniera, Mattarello con due stracci schiacciate, ok? Ecco! Va benissimo. Mattarello con due? Con due asciugamani, ok, e poi lo mettete, un asciugamano, il sale, l'altro asciugamano, e poi col mattarello passate lo portate in polvere. Perfetto, quindi cioè, questa è la... perché tu dici che effettivamente con un frullatore di quello con le lame non funziona, non è la stessa cosa. Sai sì, che... funziona, però in questo caso la differenza tra la lama d'acciaio e la lama di titanio, l'acciaio rilascia a lungo andare, comunque rilascia dei residui, ok? Invece in questo caso qua col mattarello e i due asciugamani non avete nessun tipo ma di... Il mattarello di legno non rilascia niente, assolutamente. No, perché tanto passi sopra l'asciugamano, esatto. Non è che ce l'hai diretto, quindi non hai nessun problema. Benissimo, ok, grazie per questo gommasio tutto al naturale, allora. Quindi in pratica appunto si diceva che i prodotti chetogenici hanno praticamente assenza assolutamente di tutti quelli che sono gli zuccheri che noi conosciamo, quelli zucchero bianco, il zucchero di canna, assolutamente, sì. Non c'è nessun tipo di questo tipo di zucchero. Poi abbiamo invece l'introduzione di prodotti che sono con le fibre e poi vedremo quali sono. Tu hai già fatto il psyllium piuttosto che anche l'inulina, ci hai già detto. Uh-huh. E vedremo se nelle ricette dovremo andare alla ricerca. Però c'è tantissimo grasso, quindi uh-huh. il grasso quindi è un grasso di un certo tipo. Ci parli della mandorla, per esempio. Esatto, l'olio extravergine di oliva oppure okay. L'olio di semi di girasole spremuto freddo, sì. È importante, ok? Sì. Oppure ancora la panna, non il latte però, perché 100 grammi di panna avete 3,2-3,3 grammi di carboidrati, ok? Sì. Mentre nel latte è 10 volte tanto. Ok, certo. Questo sì, quindi tu usi anche la panna, anche per coloro...
che sono intolleranti al latte? No, in questo caso ieri ho dovuto fare dei prodotti chetogenici e in questo caso non potevo usare nessun tipo né di panna né di burro, allora ho lavorato con una parte di olio di semi di girasole spremuto freddo e del latte di mandorla. Fantastico. Con la frutta, l'ho lavorato in emulsione stabilizzata, mi sono aiutato per addensarlo con una parte di baobab, ok? E poi delle fibre, il baobab è sempre un estratto della pianta, ne ho già parlato una volta, che è un prodotto che è ricchissimo di calcio, ferro, vitamine, di tutto, è il più completo che c'è al mondo. Di quella pianta del Centro Africa che si raccoglie, che sono di 400-500 anni, sono alte 15 metri, e ci vogliono 15-16 persone per abbracciare una pianta del baobab. Che meraviglia, okay? Sì. È una noce di cocco più allungata, lunga, all'interno fa una 70-80 tipo di fagioli bianchi, questi vengono portati a polvere e quella è il baobab. Ok, il baobab è tutto, è come se mangiassimo un frutto? No, il baobab quando tu lo mangi è un idrocolloide, quindi è in polvere, quando tu lo metti in bocca si scioglie immediatamente, ha un retrogusto con tipo limone e arancio, ok? Ed è ricchissimo, a digiuno, preso un mattino, mezzo cucchiaino, fa benissimo, non ha controindicazioni, non ha allergeni, niente di niente, fa solo bene. Ma dai, quindi ci consigli anche la mattina di prendere mezzo cucchiaino di questo sciolto in acqua? Sì. O mangiato così? Un po' in acqua, puoi metterlo in bocca se vuoi così a polvere, però è più difficile perché è talmente fine che a volte ti puoi iniziare a tossire perché ti dà un po' fastidio. Certo. Lo metti un mezzo cucchiaino in un mezzo dito d'acqua, ok? E lo prendi, fa benissimo. Ok. Benissimo. Se volete, in Italia c'è una persona che lo produce, lo fa, che è italiana, si chiama Sonia Manzi, andate su Sonia Manzi chiocciola baobab e lei ve lo dà ai sacchetti da chilo e quindi si sta a posto, tanto non deve essere conservato in frigo, è un sacchetto normale, al mattino lo prendete ed è buonissimo. Benissimo, e quindi in pratica questo, questo poi tu tra l'altro il baobab lo utilizzi comunque nei tuoi prodotti che fai, giusto? Sì. Perché è un'altra cosa ancora effettivamente, ma non sappiamo se adesso noi a casa riusciamo a utilizzarlo. Allora, che cosa dire? Allora, partiamo un pochino da una ricetta, che tipo di ricetta ci vorresti dare? Che dono ci fai? Allora. Prima c'era una persona che chiedeva sul mangiare, tipo una bistecca, ok? Io, ad esempio, la bistecca semplice, potete usare o il burro anidro, oppure ve lo potete fare voi il burro anidro, non c'è nessun problema, perché una volta che avete comprato il burro classico, lo fate sciogliere dentro il microonde o in un padellino, senza farlo bollire, solo sciogliere, va bene? Mm-hmm. Poi mettete un cucchiaio di legno dentro, lo mettete in frigorifero, dopo 2 ore... Ok? Togliete via il cucchiaio di legno, va via l'acqua e avete il burro chiarificato. Ok. Quindi per le cotture, per le altre cotture, tutto. Poi, se volete farvi una bistecca, e siccome in Veneto, adesso perché parliamo del Veneto, volete farvi una bistecca un po' diversa dal solito, prendete 200 grammi di vino bianco, 200 grammi di olio extravergine di oliva, 20 grammi di cacao, ok? Sì. Lo mescolate, inserite dentro noce moscata, pepe, aglio, cipolla, quello che voi desiderate, gli date una mescolata, iniziate a farlo scaldare, quando inizia a scaldare iniziate a mettere la bistecca, il cacao inizia ad assorbire e ad addensare, vi fa una vellutata attorno alla carne, vi lascia morbida la carne, un sapore veramente pazzesco, perché è veramente, veramente buono. Io non bevo vino, Laura, però nella cottura non ho problemi. E hai una bistecca buonissima prima di tutto, non è calorica perché comunque quello che vi ho fatto è tutto chetogenico, ok? È tutto chetogenico, avete una bistecca morbidissima, buona, e con un sapore. E per invece i vegetariani tipo me, cosa facciamo? Allora, per i vegetariani cosa ti piacerebbe mangiare? Dimmi cosa ti piacerebbe mangiare. Mi piacerebbe mangiare la pizza, voglio farmi la pizza, Sergio. Se vuoi farti una pizza, sì, puoi partire con della mandorla, va bene? E con della farina di mandorla.
quando tu hai, che ne so, fai 250 grammi di mandorla, per okay. dire, poi un 20 grammi di farina di concia, ok? Un attimo, poi, farina di? Concia. Cos'è? È sempre un estratto di una pianta brasiliana. Okay? Ok? Trovi tutto, sta roba qua, trovi tutto. Ok. Ok, poi due uova. Due uova, sì. Un po' di gommasio, 5 grammi di sale gommasio. Sì, ok. Crema tartaro, ne metti 5 grammi. Ok. Mescoli tutto con dell'acqua, calcola che ti va... 125 di acqua, metà o no di più? Sì, la metà circa di acqua ti va, metà di acqua. Sì. Una volta che l'hai impastata, mescolata, la tiri sulla carta da forno perché diventa un impasto un po' particolare, ok? Sì. Ti sembra gommoso, ok? Sì, sì. Una volta che hai fatto quello, tiri... Sì. Poi te la condisci come tu desideri. Sì, aspetta, okay. la distendo sulla, la non serve, questa non serve che lasciarla lievitare. No, assolutamente no. Assolutamente no, perché tu hai già il cremor tartaro che interagisce immediatamente sul calore. Ok, perfetto. Okay. E se io invece del cremor tartaro volessi utilizzare per esempio un non so se però tu l'hai già provato, come si chiama, la pasta madre. No, in questo caso sì, puoi usare la pasta madre, va bene, però in quel caso lì devi lasciarla lievitare almeno 4 ore. Sempre con la farina di mandorle. Sempre con la farina di mandorle. Cioè, quindi la pasta madre per 4 ore lievitare. Almeno, sì, okay. Almeno per 4 ore. E sì. Scusami, qui tra l'altro il Anam chiede, quesito, la pasta madre come la crea? Da che farina? Allora, la pasta di mandorla puoi crearla, è da poco che lo faccio, con i frutti di bosco, quindi i lamponi. Aspetta, okay. aspetta, pasta madre stai parlando? Pasta madre, sì. Con i lamponi? Sì, lo so, è una cosa tutta che ho tirato fuori da poco, Laura, è... Sei un genio, tu sei un genio, cioè no, ma tu no, alla mattina, no. la notte alle 3, guarda, una roba impressionante. Ok, allora la pasta madre tu la fai con i lamponi. Tu puoi farla tranquillamente con dei lamponi, sì. Ti compri una farina senza glutine, ok? Quindi scegli tu, quella che vuoi tu. Amaranto, miglio, grano saraceno. Allora, l'unica cosa che è grano saraceno e amaranto hanno un retrogusto. Okay? È vero, mentre sì. Mentre il miglio non ce l'ha. Miglio, allora segniamo miglio. Ok, fai lamponi, così miglio. I lamponi normalmente fai pari per pari con dell'acqua gasata, ok? E fai fermentare. Quando vedi che inizia a fermentare, che inizia in un bicchiere stretto e alto, va bene, lo fai fermentare. Quando vedi che il prodotto è fermentato, frulli tutto bene bene, lui poi fermenta, lo lascia a temperatura ambiente. Per quanto quando tempo? E deve raddoppiare, Laura, quindi dipende quanti gradi hai in casa. Quando è raddoppiato, tu prendi questa parte qua che hai fatto con di nuovo la stessa quantità di farina senza glutine e metà di acqua, ok? Tu lo rimpasti, lo fai di nuovo lievitare e poi te lo metti nella pizza. Ma scherzi, ma questo è... E dopo averlo messo con la farina, devi lasciarlo per 4 ore lievitare, hai sì, detto, sì, questo sì, tipo. Sì, 4 ore devo lievitare, sì. E quindi è una prova che ho fatto tempo fa, ma mi è venuta perché ho visto una fermentazione strana sui lamponi che avevo a casa, che guarda, li ho dimenticati in frigorifero, sì. Ma ha fatto questo fermento strano, sembra quasi, e poi l'ho testato con la lingua, fatto, sembrava quasi un lievito, ho detto boh, proviamo, cavolo è venuto, non dico che non puoi fare sicuramente, credo, il pane grosso, però la pizza è venuta benissimo. Ma dai, era leggerissima. Quindi se tu mi metti tipo 100 di miglio per la pasta madre, mi metti 100 di lamponi? Sì, fai pari per pari, ok, subito frulli, prima frulli i lamponi, poi fai pari per pari metà di acqua gasata. Ok, e scusami, il miglio l'hai frullato o quello? Non l'hai messo? No, l'ho mescolato a mano a casa con un cucchiaio addirittura, okay. Figurati, okay. L'ho mescolato. Poi un bicchiere stretto e alto, sì? Ho cominciato a farlo lievitare, l'ho fatto una sera, al mattino, quando ho visto che era venuto un po' su, però l'ho lasciato lì. Alla sera era quasi raddoppiato, ma cacchio, allora...
funziona. Wow, quindi questa incredibile. E quindi è una fermentazione fatta con i frutti di bosco, e quindi i frutti di bosco fanno parte del chetogenico. Ok, ok, perché okay, sempre perché sapevi. Non tutta la frutta. Allora, puoi mangiare come chetogenico, puoi mangiare la mela verde, puoi mangiare l'avocado, puoi mangiare tutti i frutti di bosco, puoi mangiare la fragola, il melone non troppo sovente, ok? E le fragole. Perché? Okay? Perché è l'anguria che è piena d'acqua? No, sì, è piena d'acqua, ma è a zucchero alla grande. Cos'è che fa l'anguria, scusami? Molti zuccheri dentro l'anguria. Ah, ok. E scusami, ma allora mi viene in mente, ma tutte le verdure che adesso in questo momento di stagione possiamo mangiarle con la dieta chetogenica? No. Oppure no? Allora, ecco. Sì. Allora, prima di tutto, pomodoro, peperone, melanzana, no. Quindi tutti, perché, diciamo, quelli che vengono definiti sono alace, non vengono contemplate nella dieta chetogenica. Esatto, okay. Perché purtroppo non fanno bene per il sistema del chetogenico. Mm. Però puoi mangiare molte altre verdure. Io zucchine? Zucchine? Sì, senza problemi, zucchine. Sì. Vale, ad esempio, se ti gusta molto, puoi prendere le zucchine, sì, le puoi frullare, puoi, sì, mettere la metà di mandorle dentro, sì, ok? Fai, sì, con le mandorle, poi una moscata, pepe, che... Poi fai uno strato di zucchine a feste, poi fai uno strato di questa passata, poi fai un altro strato, tipo tra parentesi una pasta al forno vegetariana. Solo di, okay, solo di zucchine, sì? No, delle verdure che tu desideri. Ah, ok. Poi lo fai cuocere, puoi usare, come si dice, la fai cuocere i primi 30 minuti in carta da forno, con la pellicola sopra, hai capito? Sì. Poi togli la pellicola per fare la crosticina sopra. Ti sei fatta la tua pasta al forno vegana, vegetariana. Chetogenica. Chetogenica, sì. Chetogenica. Puoi farti la besciamella, ok? La besciamella ovviamente te la costruisci con una farina senza glutine, con l'olio o il burro chiarificato, non hai nessun problema, sei a posto. Mamma mia, ma quando tu usi le farine, tipo che hai fatto la pizza con la farina, sì, di mandorle, si può fare anche tipo con la farina di nocciole piuttosto che la farina quello di anacardi? Quello che vuoi, però, allora puoi fare di anacardi, di nocciole, di pistacchi, quello che vuoi, okay, però nella mandorla, quando poi tu hai il sale, riesci a dominare il gusto e non hai il retrogusto dolce. Se, okay, lo fai con i pistacchi, lo fai con le nocciole, senti molto il dolce, esatto, di dolce e del frutto, hai capito? Quindi, okay, lo senti. Okay. L'anacardo va benissimo, oppure quella americana, come si chiama? Mi metto la parola adesso, non la nocciolina americana, gli anacardi, no, mi hai detto. No, non mi ricordo il nome, è un frutto piccolo secco, anche quello che in America vanno matti, e poi lo danno anche negli aperitivi. Non mi viene in mente il nome di quel frutto lì secco. Dopo mi verrà in mente, mentre me ne parliamo mi verrà in mente, sì, che è classico americano quel prodotto lì, non mi viene in mente la parola, vabbè, dopo mi verrà, non so come, aspetta, le noci brasiliane tipo? No, negli Stati Uniti si trovano, quando mi verrà in mente te lo dico. Ok, va bene, non ti preoccupare. Ok, allora in pratica, cioè, diciamo che dipende un po', queste farine possono essere tutte utilizzate nella dieta chetogenica, ci sono tutte queste mandorle, nocciole, tutte queste varie. L'unica cosa, dobbiamo un po' stare attenti quando andiamo a fare questo tipo di farine, perché il gusto può interferire poi con quello che noi andremo a fare, quindi se, esatto, facciamo un dolce, ok, magari i pistacchi piuttosto che le nocciole, se invece, certo, facciamo, adesso stiamo parlando appunto della pizza, come ci hai detto, il gusto più neutro della mandorla non interferisce quindi poi con il prodotto finale, diciamo. Mandorla e anacardi non interferiscono, le altre le senti. Anche gli anacardi però, tu mi dici. Sì, okay, sì, vanno benissimo, li ho proprio provati, vanno benissimo. Ma ascoltami, come mandorla e anacardi, stesso peso, cioè hanno tutto la stessa... Uguale, è tutto uguale. Sì, l'unica differenza, se proprio per essere pignolo, è che con la nocciola, se vai a farla con la farina di nocciola, ti va un 10% in meno di liquidi, va bene, perché, sì, ne assorbe di meno, mentre le altre un po' di più.
Esatto. Ok, perfetto. E, allora, perfetto, quindi in pratica infornato, ci hai detto, facciamo l'impasto con questi ingredienti che ci hai detto, ci hai dato indicazioni anche se non vogliamo utilizzare il crema al tartaro, possiamo utilizzare questa pasta madre che noi ci facciamo direttamente. Sì. E impastiamo il tutto, lo mettiamo, lo distendiamo sulla nostra teglia del forno. Giusto? Mm-hmm. Con sì, sotto giusto. Ci consigli la carta da forno perché è un po' appiccicosa come impasto iniziale. Allora, vi consiglio la carta da forno, se poi avete il fondo della teglia, se fosse quella bucata sarebbe l'ideale perché passa meglio il calore, va bene? Ok. Passa meglio il calore. Una volta che voi avete disteso la vostra pizza, la base della pizza, un goccio d'olio con le mani la schiacciate bene, la fate poi puntare e lievitare così non secca, poi siete tranquilli, non secca, poi mettete il sugo di pomodoro e più tutto quello ma che possiamo voi metterlo il pomodoro allora? Io non lo mangio, per chi invece può mangiarlo, sì, però io non lo metto. Io quando faccio la pizza metto l'olio extravergine di oliva, va bene? E poi me la faccio ricca di verdure e di pesce, perché piace a me così. Non metto il pomodoro io, per me non lo metto, perché non mi farebbe bene, hai capito? Okay. Non mi farebbe bene. Okay, e, se invece desiderate tipo una focaccia, quando avete impastato quell'impasto, inserite delle verdure dentro a vostro piacimento, poi fate sempre la spianate su una teglia, possibilmente che poi quella sia forata, e mettete un po' più di olio, la schiacciate due volte con le mani, la prima volta che lievitate la rischiacciate un'altra volta e vi fate una focaccia che è fenomenale. Ok, benissimo, allora aspetta perché sto leggendo qui, allora Anam mi scrive ancora: tornando al burro chiarificato, il cucchiaio di legno nel contenitore posto in frigo, che funzione ha? Ha la funzione prima di tutto, alla differenza del cucchiaio di metallo, ok? Di quello di legno ha una lavorazione che fa separare perfettamente bene l'acqua dal grasso, cosa che non farebbe il cucchiaio di metallo, ok? Sì. E non ti lascia dopo il retrogusto di metallo in bocca al burro. Fenomenale. E poi dice, potrebbe ripetere il procedimento per produrlo? Sì, una volta che avete preso il burro normale lo fate sciogliere, allora, se avete il microonde lo fate sciogliere in microonde, se avete un pentolino a bagnomaria, lo fate riscaldare a bagnomaria o anche diretto senza, col fuoco molto molto lento, lo mescolate anche con una frusta, quindi quando lui è diventato una crema morbida, ok? Inserite il cucchiaio e lo mettete in frigorifero e voi avete il burro chiarificato, quindi per chi a casa lavora con solo il burro perché desidera quello, anche ad alte temperature non crea problemi come il burro normale, questo è importante del burro chiarificato. Ok, ed era per caso l'arachide che volevi dire prima? L'arachide, ecco. Grazie al 782. Grazie. Guarda come ci aiutano. Grazie a tutti. Allora, l'arachide, certo. Allora, poi sì, ciao, scusa, mi sono persa le dosi della ricetta spiegata prima della pasta madre con i lamponi. Si può ripetere? Grazie Francesca. Allora, vediamo se io lo ripeto, vediamo se tu mi dai indicazioni. Allora, per fare la pasta madre, il nostro caro Sergio Priotti dice: prendere i lamponi di pari peso, mettere una farina che ha senza glutine. In questo caso lui ci raccomanda tipo il miglio perché non ha un retrogusto, l'amaranto piuttosto che il grano saraceno avrebbero un retrogusto un po' impegnativo. Quindi mettere per esempio 100 grammi di lamponi, 100 grammi di miglio e poi aggiungere l'acqua. Ecco qui il 50% di acqua. Il 50% di acqua, perfetto. Il 50% metterlo su un bicchiere magari stretto e alto. Sì, deve essere stretto e alto, se no non crea forza e resistenza. Ok, interessante. Per quello che è importante. Interessante queste cose dei contenitori, anche la forma ha la sua importanza. Sì, cambia completamente tutto, completamente, perché non prenderebbe forza. Interessante. E poi si lascia lì fin tanto che questo tipo di impasto non raddoppia, quindi fermenta e raddoppia, giusto sì, Sergio? Esatto. Raddoppia.
quindi tenete conto che quel liquido che voi avete messo deve comunque avere uno spazio doppio, quindi il bicchiere deve essere stretto ma anche abbastanza alto perché non fuoriesca. Questo tipo di una volta che raddoppia, ecco, Sergio ci ha detto che lui l'ha fatto dalla sera alla mattina, giusto? E poi l'ha utilizzato per fare la mattina la pizza, giusto Sergio? No, quindi, no, no. Al mattino lui era quasi raddoppiato, era in laboratorio, in cucina l'ho tenuto, avevo circa 27 gradi, quindi non era freddo, era caldino. Era caldino, quindi in estate qua non avevo acceso, l'ho fatto apposta, l'ho lasciato nel garage per dirti, l'ho proprio fatto apposta, tanto era coperta con una pellicola, ok. Quindi c'erano 26-27 gradi, credo che verso mezzogiorno l'una addirittura, perché sono arrivato all'una, c'erano anche di più come gradi. Comunque, quindi un po' importa. Sul caldo, il caldo permette la fermentazione. Eh sì, per forza, perché se non almeno 26-28 gradi non riesce a fermentare. Assolutamente no. Ecco, questo poi è pronto, diciamo, quando è raddoppiato per essere utilizzato come la nostra pasta madre, chetogenica, perché abbiamo spiegato appunto che i frutti di bosco sono quei frutti che sono definiti possono essere utilizzati da coloro che scelgono di fare la dieta chetogenica. Tra l'altro, Sergio, scusami, questa dieta chetogenica è una dieta che la si fa per tutta la vita o la si fa solamente per un periodo, per tra virgolette seguiti appunto da un medico per risolvere certe problematiche? Quindi un obeso piuttosto Aspetta, Sergio, io volevo dirti questo, ci sentiamo fra 20 secondi parte la pubblicità, per cui diamo questa informazione dopo la pubblicità, noi rimani in linea. Io volevo ricordare che questa puntata, come tutte le altre puntate di Tiferet, saranno nel canale Telegram Tiferet di Laura Ferro, cercatelo, io inserisco tutte le puntate e quindi ci sarà anche Sergio Priotti. Ci sentiamo fra pochissimo. Okay. Tiferet Radio Gamma 5, 8 agosto 2022, siamo in diretta dagli studi Radio Gamma 5 e in direttissima anche telefonica con il nostro caro Sergio Priotti dalla provincia di Torino. Giusto Sergio, ci sei? Ciao caro. Allora, sai che sono arrivati, continuano ad arrivare qui i messaggi. Intanto la tua risata, qualcuno ha detto "Ma mi dà il buon umore questa risata, veramente incredibile". Ecco, è così. Infatti la risata di Sergio è una risata di tutto particolare, ma è qualcosa di unico e dà tanto tanto buon umore, infatti. Ma lo sentite, lui è un genio, quindi non poteva essere che anche la sua risata un genio, ecco, una genialità della risata. E allora, noi stavamo parlando prima della pubblicità, no? Di questa cosa, ci dovevi dire qualcosa tu, giusto? Sì, allora, per quanto riguarda il chetogenico, il chetogenico è nato nel 1900 per i bambini autistici. Wow! E funzionava. Mamma mia. Funzionava. Io adesso sto cominciando a seguire i bambini autistici. Poi vi spiegherò dove sono, poi se mai una sera possiamo fare una serata in radio se vuoi, poi Laura, caro. Se vuoi io preparo tutta la roba, tutte le persone che vogliono partecipare si raccolgono i fondi, io non voglio nessun soldo di niente, sì. E questi glieli diamo a questo centro, perché veramente è importante. Sarebbe interessante, sarebbe molto bello da organizzare, in effetti, Sergio. Guarda, così se volete facciamo una serata, facciamo anche arrivare le due dottoresse che posso parlare, che loro verrebbero tranquillamente, assaggiamo della roba dolce, assaggiamo della roba salata, vi insegniamo a come si deve veramente mangiare, perché dopo i 35 anni, cioè il nostro corpo non è che ha bisogno di cibo continuo, abbiamo bisogno dell'essenza, però le cose che ci fanno bene. Okay. Quindi questo è importantissimo e quando uno cambia alimentazione, ma adesso non è riferito al chetogenico, perché quando uno dice mi togli lo zucchero, se vuoi iniziate, a me fa ridere quando le persone dicono io bevo il caffè amaro, io li guardo, c'è un'arabica, il caffè è dolce, non è amaro. Questa è la prima cosa. Io addirittura bevo il caffè di cicoria anche durante il giorno ed è buonissimo.
è buonissimo, non metto zuccheri. Se io dovessi mangiare, quando lavoro su in pasticceria e devo fare qualcosa, magari ogni tanto devo testarlo, a me è difficile capire una crema pasticcera normale che sia una crema, perché io sento solo lo zucchero in bocca, dopo ormai non sono più intossicato dagli acidi degli zuccheri, questa è la differenza. Capisco. Non metto aromi nelle creme perché voglio che la gente capisca qual è il gusto di una crema. La crema ha l'uovo, non ha aromi, non c'è vanillina, certo, non c'è questa roba. Certo. Ed è buona e si devono seguire determinati procedimenti, come si inseriscono gli ingredienti e come si mangia. Certo, io capisco. Se faccio una crema chetogenica, in questo caso che devo fare una mousse o una bavarese, posso usare la panna. Adesso evitiamo, non andiamo a confondere chi non può mangiare latticini. Parliamo proprio di chetogenico normale. Prendo la panna, ok, inserisco all'interno, posso mettere un dolcificante quale? Posso mettere lo xilitolo, posso mettere l'inulina che è una fibra, va bene, io sono sempre all'1%, poi la voglio fare al gusto di nocciola, la voglio fare al gusto di cioccolato fondente al 99%, la voglio fare alla frutta, quindi la frutta cosa mi serve? Mettere lo zucchero che ce l'ha già la frutta, lo zucchero dentro, i frutti di bosco sono molto ricchi, sono molto maturi, dolcificano loro, quindi noi abbiamo una dolcezza, prendiamo il 50% di frutta, diamo una dolcezza fino a parità 50% di dolcezza che per chi è abituato a mangiare lo zucchero lo sente solo leggermente, ci siamo? Okay. Ma se io vado a far cuocere il prodotto fino a 85 gradi la mia dolcezza raddoppia. Okay. E quindi lo zucchero l'ho concentrato e ha più di sapore o anche più colore. Dopodiché l'inulina può essere una fibra come il baobab che può addensare per poi farmi la mia mousse e io una volta che ho fatto cuocere questa vado a 12 minuti dopo un po' di panna montata insieme, ok? Sì. E ho creato la mia mousse con sì e no su 100 grammi, sono all'incirca 4 grammi di carboidrati. Ho capito, perfetto, benissimo. Quindi pochissimi carboidrati. Allora tu però hai anche nominato questa inulina, che mi hai detto che è l'estratto della cicoria. Esatto. Funziona come, non è allora una fibra, ma è un dolcificante. L'inulina serve a legare, in questo caso dentro la mousse, le parti libere dell'acqua a tenere unite insieme, ok? Sì. Quindi serve questo. Quella minima percentuale che io metto comunque aiuta anche nella dolcezza volendo, perché comunque è pochissima, okay. È pochissima, però è una fibra, quindi le fibre è un'altra cosa che a me aiuta a tenere la struttura insieme, che non si afflosci la mousse o la bavarese. Okay, perfetto, basta, sì. Tutto lì. Cioè, okay. Stiamo ritornando al discorso dei dolci che si facevano una volta, in questo caso posso metterci anche due tuorli d'uovo dentro se voglio, viene benissimo, tanto poi la faccio cuocere, il tuorlo d'uovo a ogni 50 grammi, io ho un grammo di neutro, questo neutro è quella fibra che mi aiuta a comporre il dolce e che non si afflosci, basta. Ma scusami, ma se tu mi utilizzi il tuorlo, poi con l'albume cosa faccio? A me piacciono le meringhe. Fatti le meringhe, con le meringhe tu puoi fare tranquillamente una montata della meringa in questo caso, semplice, va bene? Senza zucchero. Sì. Quando hai fatto 100 grammi di meringhe, una volta che hai fatto montare questo albume, lo vai a montare a neve, ok? Una volta che l'hai montato a neve, ti puoi aiutare in questo caso con... Dunque, su 100 grammi sono... metti 5 grammi di inulina, così hai la fibra dentro, ci siamo? Okay. Hai 5 grammi, la fai montare, poi all'interno di queste meringhe puoi metterci 20-30 grammi di farina di mandorla o granella di nocciole, va bene? Sì. Poi col cucchiaio te le metti sulla carta da forno... Sì. Come una normale meringa, quella classica. Esatto, sì. Nel forno di casa, mi raccomando, 80 gradi, 70-80 gradi bassissimo, per 2 ore. Bassissimo. Sì, perché deve asciugare e basta, deve asciugare. Ci vogliono 2 ore di cottura, va bene? Due ore di cottura, sì. Davanti alla bocca del forno mettete un cucchiaino, un pezzo di cartoncino che abbia la ventilazione che
circoli in continuo. Scusa, qui mi dicono, non ci avete detto a che temperatura infornare la pizza, giusto? Allora, la pizza, bravissima, ragione. Quella di prima. Allora, la avevamo pizza, detto mandorla, la farina di concia, le due uova, il gommasio, la nostra, la nostra pasta madre, quindi puoi farla lievitare 4 ore, oppure se non vogliamo aspettare il grammo tartaro, è subito infornata in questa teglia che mettiamo. Esatto. Per quanto tempo la inforniamo nel forno e a che temperatura? Allora, normalmente 170 gradi, va bene, e lo spessore, allora, ecco qua, anche lo spessore deve essere circa di 3 mm, massimo 4 mm, ok? Certo. E poi tanto le gonfie e tutto. E ci vogliono dai 12 ai 15 minuti di cottura. Cioè 12, scusami, così poco? Sì. Dai 12 ai... Non è un panettone, era... Giusto, saggio, non è un panettone, una pizza. E quando metti a cuocere quella, ora io non conosco i forni, c'è un ventilato... A esagerare sono proprio 18 minuti, va bene, se ventilato. Se è uno statico sono 22-23 minuti. Ah, ok. Ok, ma non di più, non di più. Ok, però uno statico mi dice 22 minuti con uno statico. Sì, con uno statico, sì, con il ventilato 3-4 minuti in meno. Ok, va bene. Beh, insomma, poi lo osserviamo per cercare di capire se effettivamente si sta bruciando oppure no. No, ma quello non è un problema, perché la cosa bella di quella pizza è che non brucia. Ok, non brucia? No, perché la concia che ha un assorbimento sull'acqua, che quando poi va in cottura lei gonfia, però rimane sempre umida e quindi non ti secca. Okay. Rimane morbida e tu lo tagli a spicchio, prendi in mano, non crolla, non si lascia andare, è perfetta. Ma ascoltami, qui mi hai messo solo come grasso le mandorle, oppure mi hai detto, scusami, la farina di mandorle, no, oppure la farina di... Ma non c'è l'olio d'oliva? L'olio d'oliva, in questo caso, su 300 grammi ne metti un cucchiaio, ok? Ah, su 250 grammi, ok, un cucchiaio. Un cucchiaio, due al massimo, sì, poi dipende se ti piace di più grasso o meno, però ci sono già le mandorle, quindi okay, va bene. Ok, non è un problema, benissimo. No. Mario dice, ciao, si scrive, no, Tiferet, non con la D finale di Domodossola, ma con la T di Torino, Tiferet si scrive. Quindi Tiferet di Laura Ferro, ci sarà anche questa intervista. Bene, poi c'è chi scrive, adoro le uova. E chiedo, sempre a Anam adora le uova e chiede come il signor Priot suggerisce di consumarle, con che metodo di cottura, alla coque, fritte o... Grazie. Guarda, quando mi mangio l'uovo in camicia, perché mi sbizzarrisco, ok? Prendo due uova intere, sì? Prendo la schiumarola, quella che è bucata, va sì? Bene? Sì? Quindi poi io a casa solo pentole di pietralavita, così non devo neanche... Sono antiaderenti, sono le migliori in assoluto, così vanno sia sul gas che sull'induzione e poi sono fantastiche. Ma okay? Non sono pesanti? No. Ok, se me ne prendi quello per 50 persone, sì, ma quel padellino ce la fa. Faccio due uova, Laura. Okay. Quindi il padellino, sì, siamo sui 6 essi. Comunque mi piace perché io rompo le uova, quindi sì, il bianco va direttamente sulla padella e inizia a cuocere. Il rosso rimane sulla schiumarola, ok? Quando il bianco è cotto, inserisco le uova e chiudo come se fosse un fagottino. Lascio ancora 2 minuti e le uova in camicia sono favolose, con un po' di noce moscata, un po' di pepe, ok? Sì, sì. E un po' di rosmarino. Wow, anche questa ricetta, speriamo che Aman venga... Sì, venga. Oppure se invece fate una frittata, io ho un pentolino sempre per fare le frittate, che ormai ha una vita, tutte le volte che prendo questo padellino qua ha del sale. Io tolgo il sale, ok? Mm-hmm. Faccio la mia frittata, normalmente sono sempre due uova, metto un goccio di panna, va bene, noce moscata, pepe e magari delle verdure che mi piacciono, le sbatto un attimo insieme
Quando li inserite nel padellino, vedete bollente, lo fate cuocere. Una volta che l'avete fatto cuocere la frittata, mettete il sale per ultimo e avete una frittata buona. La padella non dovete mai lavarla. Quando è raffreddata, un goccio di olio extravergine d'oliva, andate a pulire la padella, inserite un briciolo di sale, la coprite con una pellicola e la mettete a posto. Così? E non si lava? No, è più, più fate frittate, più sono buone. Ok, perché hanno il gusto della frittata onta, scusa la parola. No, non esce il pulcino, vai tranquilla, resta. Tutto l'unto ci mangiamo, diventa più buono. Ah, diventa, è proprio un segreto di grandi cuochi quello. Ah, ok. Sì. È un po' come la caffettiera di casa mia, che dicono che appunto c'è sempre il discorso dell'aroma che non deve essere tolto con il detersivo. E quindi la si lava per fuori, si lava però l'interno della moca non va lavata. È un po' la stessa cosa, solo un po' passata con l'acqua eventualmente. Io sai che lavo con come si chiama, il magnete, quindi non crea problemi. Ah, e sì. Quindi tu sei a posto, sì. Sì, sì. Il magnete sì. È importante. Ricordi che ne avevamo parlato? È vero che ne avevamo parlato, sì. Sì. Uno in lavatrice, uno in lavastoviglie, l'altro tenete sul ripiano. Quando dovete lavare la verdura, mettete il magnete nel lavandino, fate cadere il latte del rubinetto nel magnete, mettete dentro la verdura, vi pulisce tutto in modo perfetto. Oppure se avete sporcato il vostro gas di olio, prendete il magnete, lo mettete dentro una garaffa, fate cadere l'acqua del rubinetto sul magnete, poi lo mettete dentro uno spruzzino tipo glacis per darvi un'idea, andate a spruzzare sull'acciaio, dovete pulire i vetri e tutto, passate la carta, diventa pulitissimo, lucido, perfetto, ed è acqua che però ha questo tipo di, come dire, non so, ionizzazione, esatto, è acqua ionizzata, ecco, che modo tale che appunto si riesca a capire. Mi sembra Allora, Davide il poeta pazzo ha scritto tantissimi messaggi, adesso leggo l'ultimo, brava Laura, interessante puntata come sempre, fatela fare una torta dal signor Priotti pasticciotti adesso che compi i ragni, mi ha scritto, perché fra 2 giorni compio gli anni, ti ha detto Sir Priotti pasticciotti, lui fa, Davide il poeta pazzo fa queste rime un po' particolari, va bene, va bene. Quando... Guarda, cominciamo una serata, vengo giù lunedì, veramente porto la roba. Ma qui se la porti nessuno può mangiare, sai che la regia non è così tanto grande. No, ma lo facciamo, guarda, troveremo un posto negli intorni di Padova, un piazzale, fare. Sì. Ma anche qui in radio, serata. volendo qui in radio c'è posto, per cui possiamo farla tranquillamente. Sì. Organizzate, io ci sono, porto tutto io, non dovete tirare fuori i soldi, faccio io. Allora, scusami Sergio, perché qui c'è una persona che si è un attimo sospettita, scusate, ve lo dico, ma non si fa il gommasio non si fa col frullatore, ma con un'apposita ciotola e pestello in legno, si è offeso. Allora, oh mamma mia, fermi tutti. Vito, sì, lui è Vito, okay. In pestello in legno, un'apposita ciotola e pestello in legno, Vito. Va benissimo Vito, ma io quando prima ho detto i 2 asciugamani e il mattarello di legno, sappi che ottieni lo stesso risultato. E in questo caso io avendo le lame al titanio, do una garanzia in più, perché la lama al titanio è l'unico metallo che riesce a strutturare tutte le molecole in una sola. Ma senza sminuire Vito, assolutamente. Poi se lui vuole il mio numero di telefono, io sai che ve lo lascio tranquillamente, parlo con tutti, ben volentieri, mi trovate su Facebook, mi trovate quello che volete, io sono, guarda, pur di crescere tutti insieme, parliamo, lo faccio ben volentieri. Allora, Anam scrive, i magneti dove si trovano? Probabilmente ho perso la puntata nel quale parlava dei magneti. Mi andate in farmacia, costano 6 euro l'uno, circa, da un che abbia un tiraggio di 6-8 chili, uno siete in lavatrice, uno dentro la lavastoviglie e l'altro ce l'avete. E cosa dobbiamo chiedere in farmacia? Non mi ricordo più. No, non in farmacia, in Parlamento. Sì, scusami. Invece siete in farmacia. Se no ti danno qualche pastiglia per tranquillizzarti.
Ah, ecco, ma io non so se ho capito male farmacia. No, okay. No, ferramenta. Ferramenta, sì, ferramenta, chiediamo, i magneti della grandezza di? Ma hanno un diametro di 4-5 centimetri, sono spessi 4-5 centimetri circa, ok? E niente... Di che materiale? È un magnete, c'è solo quello. Magnete, c'è solo, okay. Quello, magnete, c'è solo quello, quindi... Una volta che voi ce l'avete nella lavatrice, voi non dovete assolutamente più mettere l'ammorbidente, il vostro detersivo normale, e la vostra lavatrice con il filtro sarà sempre perfettamente pulita. Dentro la lavastoviglie mettete un po' di detersivo per il profumo, però quando lui batte nell'acqua, va a battere nel magnete, vi pulisce il vetro, la plastica, l'acciaio, tutto, senza lasciarvi alloni, senza lasciare nulla. Ecco, grazie Sergio, sei stato meraviglioso anche questa sera. Lui è così, il pasticcere che fa i dolci, che fa anche i preparati per quelli che sono non solo dolci, perché questa sera ci ha insegnato, anzi siamo andati da tutt'altro, ci ha insegnato anche il salato, fino a concludere addirittura con la pulizia, perché come è giusto, dopo aver praticamente reso la cucina una battaglia di movimento, dobbiamo anche pulirla, quindi anche queste informazioni sono state preziose. Grazie davvero Sergio, grazie per il tuo cuore grande, per queste grandi informazioni. Non è da tutti, grazie davvero, grazie.